Buon pomeriggio da parte di Franco Segreto, Teleeuropa Network Replay per questo lunedì 15 maggio 2017 e andremo a parlare di quello che è successo ieri in Serie A. Facciamo un giro veloce con i nostri ospiti di questo pomeriggio sul Crotone, poi parleremo con naturalmente gli ospiti di quello che è successo nei playoff, più segnatamente nella partita che il Cosenza ha vinto per 2-0 contro la Paganese con doppietta di Mungo, e poi faremo vedere anche gli highlights e parleremo anche della vittoria del Rende nel primo playoff contro appunto il Gela. Di questo e di altro parleremo con i nostri ospiti, grazie a Walter Leone della Gazzetta dello Sport per aver accettato l'invito. Grazie a te, Frank. Grazie all'allenatore del Rende, Brunello Trocine, complimenti Brunello per la vittoria di ieri, grazie per l'invito. E abbiamo con noi anche Robertino Chiuzzi, che è il vice di Stefano De Angelis, allenatore Cosenza, poi ci dirai quello che è successo, perché ti abbiamo visto vicino a noi nella seconda parte in tribuna stampa, ci racconterai quel battibecco che è accaduto appunto a fine primo tempo, e grazie al nostro Massimo Mitidieri del giornale di Sicilia, grazie. E di non solo Cosenza, solo cosenza.com. Allora andiamo a parlare di questo Crotone, bella partita. Mi dicono che il Crotone, guardando un po' le statistiche, caro Walter, ha fatto gli stessi punti del Napoli nelle ultime 7 partite, qualcosa veramente di incredibile. Magari ci auguriamo che nelle ultime 8 faccia addirittura meglio della Juventus. Ciò significherebbe che non me ne vogliono i tifosi della Juventus che ci stanno seguendo. Sono tanti. E che magari riesca a vincere il Crotone allo Juventus Stadium, perché per il tipo di campionato che sta facendo il Crotone in questo girone di ritorno, credo meriti la permanenza in Serie A. Io c'è soltanto un flash che mi torna in mente ogni qualvolta vedo questa classifica che diventa sempre più interessante per il Crotone. Mi viene in mente la partita Fiorentina-Empoli. Sarà un po' di deformazione più che altro mentale e non professionale, ma ripeto, per quello che ha fatto vedere nelle ultime partite il Crotone, credo meriti la permanenza in Serie A. Poi nel calcio, per fortuna, al di là delle partite tarocche, le partite vere, quelle si giocano, qualsiasi siano gli avversari, e molte volte i valori si vanno ad azzerare. Le motivazioni faranno la differenza. È chiaro che la Juventus vorrà vincere lo scudetto e di motivazione ne ha tantissime, però sai, la Coppa, la Champions potrebbe anche avere qualche distrazione. Il Crotone ha un grande obiettivo, è quello di cercare di rimanere in Serie A. Vedremo quello che succederà. Brunello, con te, quando sei stato ultimamente ospite qui da noi a Replay, abbiamo parlato anche del Crotone, hai avuto delle belle parole per la formazione di Nicola. Insomma, sta giocando veramente bene, diceva Walter Grinda, determinazione, volontà. Ieri ho visto uno spirito di gruppo incredibile in questa formazione ionica. Ma certamente, è chiaro che non possono essere solamente queste le caratteristiche che ti portano ad ottenere una serie così importante di risultati. Dispiace un po', penso che alla fine possano essere decisivi, mi auguro di no, i primi 2 mesi giocati fuori casa, sì, da parte del Crotone. Sì. Questa è una situazione che spero possa non essere decisiva per il Crotone, perché ultimamente comunque da un bel po' gioca bene, gioca da pari, gioca con coraggio, contro avversari importanti, e sta dimostrando di poter rimanere in Serie A. Me lo auguro, ce lo auguriamo tutti. Robertino Chiuzzi, tu? Certo, sicuramente. Dici qualcosina? Da juventino spero tutta la vita che domenica vinca il Crotone. La Juve ne ha vinto scudetti, lo vincerà quest'anno, ma il Crotone, per quello che sta facendo, oltre che una squadra calabrese, ma per quello che davvero che sta facendo in questi ultimi mesi, dimostra, cioè, merita questa Serie A, insomma. Speriamo bene. A chiudere Massimo Mitidieri, poi vedremo quello che è successo ieri nei playoff. Sì, a questo punto penso che il Crotone debba fare la corsa verso il Genoa, non tanto verso l'Empoli, perché se andiamo a guardare le ultime 2 partite, diciamo che il Genoa forse è più inficiato in quello che può essere la retrocessione. Vero è che le ultime 2 partite sono 2 partite molto importanti del Crotone, perché avrà la Juventus fuori casa e la Lazio in casa. Staremo a vedere, perché è
ecco, come giustamente ha detto mister Trocini, sarebbe un peccato perdere la permanenza di Serie A per 1-2 punti, sarebbe veramente un peccato per il Crotone. Grazie a Massimo, io prima di andare avanti vorrei ringraziare Enzo Leonetti in regia, Michele Cava alle camere e poi Giuseppe Costanzo alla messa in onda. Ricordo che intorno alle 16 dovremmo avere poi una diretta telefonica col direttore generale della Regina Calcio, Gabriele Martino, parleremo dei play-off, parleremo anche dei play-out che cominceranno la prossima settimana e che riguarderanno, per quanto riguarda appunto il girone C, principalmente Catanzaro e Vibonese. Allora Enzo, se siamo pronti io direi di andare a vedere i risultati che si sono avuti ieri per quanto riguarda, eccoli là, i play-off. Li andiamo subito a leggere. Arezzo Lucchese 1-2, quindi la Lucchese Corsara in quel di Arezzo. Livorno Renate 2-1, poi Gian Erminio Viterbese 2-2, Piacenza Battecomo 2-1, a Gubbio Corsara la San Benedettese 3-2 il risultato finale, a Padova la stessa cosa, l'Albino Leff è passato per 3-1, Reggiana Feralpi Salò 2-2, Pordenone Bassano 2-0, Juve Stabia Catania 0-0, in virtù di questo risultato poi vedremo, poi è passata la Juve Stabia al secondo turno, così come la Virtus Francavilla che ha pareggiato contro il Fondi per 0-0. A Siracusa, questo forse è un risultato inaspettato, la Casertana è passata per 2-0 ed infine Cosenza Paganese 2-0. Allora vogliamo andare a vedere quello che è la griglia del prossimo turno, se lo abbiamo. Enzo, mi fai una cortesia, eccolo qua. Allora, questi sono i playoff del prossimo turno, la Casertana che ha beccato l'Alessandria, qui ci saranno partite di andata e ritorno, quindi Alessandria Casertana, Parma Piacenza, il derby dell'Emilia, Lecce San Benedettese, Matera Cosenza, Livorno Virtus Francavilla, Pordenone Gian Erminio, Juve Stabia Reggiana, Lucchese Albino Leff. Qui in questa fase poi è entrata il Matera che è la finalista appunto di Coppa Italia. Vogliamo fare un giro su quello che è successo ieri, sulla partita del Cosenza, su quella vittoria della Casertana, il pari della Virtus Francavilla che ha fatto rimanere in corso la squadra pugliese, così dopo andiamo a vedere subito gli highlights della partita appunto del Cosenza. Intanto una cosa, il Cosenza assieme mi pare ad altre tre squadre è stata quella che è riuscita a sfruttare il fattore campo, perché oltre al Cosenza hanno vinto in casa il Pordenone, sì, ha vinto il Livorno e il Piacenza, se non ricordo male. Per le altre il fattore campo non è stato decisivo, anche se poi chi ha pareggiato comunque ha passato il turno. Sì, probabilmente quello della Casertana è un po' il risultato a sorpresa, ma non tanto per i valori tecnici, secondo me, perché dal punto di vista tecnico credo che la Casertana abbia qualcosa in più rispetto al Siracusa, però era da come ci arrivava la, sì, Casertana a questa partita, il cambio dell'allenatore proprio sui titoli di coda, l'entusiasmo che invece stava giustamente vivendo una piazza come quella di Siracusa da neopromossa. Scusami, Walter, qui è il primo palo di Mungo. Questa di è sinistro, stata una gran bella giocata, se non ricordo male, è cominciata da Mendicino, poi Dorazio per Mungo. E ha colpito il palo alla sinistra del portiere Liverani. Ha colpito il palo, poi c'è stato il tiro di Satella. Il Cosenza. Entriamo nel discorso Cosenza. Il Cosenza poi alla fine ha ampiamente meritato questa vittoria. È chiaro che la Paganese aveva un solo risultato per riuscire ad accedere alla seconda fase dei play-off ed è chiaro che ci abbia provato, però la compattezza di squadra dimostrata ieri da parte del Cosenza credo che sia stato uno dei punti di forza della squadra. Poi è chiaro che molte volte non basta giocare bene, c'è bisogno anche di quel pizzico di fortuna che ti aiuta. Poco prima che segnassimo, che il Cosenza questa è stata l'azione. Sì, questa è stata l'azione dove poteva succedere di tutto. Qui il tocco da parte. Prima Firenze, poi è arrivato Mauri, prima la respinta di Perina. Questo poi è stato l'attimo prima che poi Mendicino facesse partire l'azione dalla quale è nato Mendicino, il che supera il diretto avversario. Questo è un gran bel gol. E quindi voglio dire, se magari la Paganese, che comunque aveva avuto pochi secondi prima una grande occasione, avesse fatto gol, probabilmente cambiava la partita. Però credo che nei 90 minuti il Cosenza abbia
meritato questa vittoria. Poi un altro piccolo, ma giusto perché magari sembrava che Mungo non dovesse giocare, da quello che abbiamo visto, l'infortunio di Letizia ha dato la possibilità anche al ragazzo di giocare in quello che secondo me è il ruolo più adatto alle sue caratteristiche. È vero che lui è un tuttocampista, però io ritengo... E poi volevo soffermarmi, Massimo, che tu sei anche... Perché ha annullato questo gol a Mendicino? Non si è capito perché è stato annullato questo gol di testa a Mendicino. Pare che ci sia uno strattonamento. Sembra che ci sia un'azione... Tu come l'hai inquadrata? Lui ha visto il fallo. Ha visto il fallo, quindi ecco. E qui siamo ancora in avanti. Massimo, puoi continuare tu eventualmente sugli highlights della partita. Del Cosenza, ieri mi è piaciuta la compattezza e la grinta. Raramente l'ho visto in questo campionato da parte del Cosenza, ma ieri veramente c'è stata una grandissima intensità di gioco. La cosa altrettanto piacevole, qui questo è il secondo gol, con la discesa di Corsi, l'appoggio al centro per Mungo e la realizzazione. Ieri ho visto una cosa che raramente ho visto nel corso del campionato, la lettura immediata del cambio tattico da parte dell'avversario, nello specifico della Paganese. Ieri Grassadone le ha provate tutte, ha cominciato con una difesa a 5, l'ha modificata a 4, addirittura si è spostato a 3, sul 3 in non possesso praticamente siamo riusciti ad avere quell'apertura bellissima da parte di Mendicino nella ripartenza, e io poi ho anche sottolineato il fatto che in quello... Ecco qua, scusami, qui ci chiedevano come mai Mauri fosse... Stato espulso, esattamente il rosso ha dato una testata al giocatore del Cosenza, è vero o no? Sì. A Mungo mi pare. A Mungo, sì, e quindi l'arbitro era là, lui era stato già ammonito, comunque mi pare che sia stato rosso diretto questo. Sì. E quindi puoi andare a terminare. Niente, poi sono d'accordo con Walter, la partita veramente si decide ad episodi. Ieri c'è stato l'evento fortunato, tra virgolette, è stato l'episodio prima della partita. Cioè sì, torniamo in studio, grazie. L'impossibilità da parte di Letizia di poter disputare la partita, anche se devo dire che Mister De Angelis ha tenuto a precisare in sala stampa che praticamente comunque Mungo era impredicato di giocare, ma non in competizione con Letizia, ma con un altro giocatore che non ha voluto citare. È normale che la posizione di Mungo in quella zona nevralgica a me piace tantissimo, spostato a destra forse un po' limitato nei movimenti, mentre quando riesce a spaziare nella parte centrale riesce anche a creare delle ottime diagonali, delle ottime sovrapposizioni. E poi non dimentichiamoci che molte volte noi vediamo i giocatori che hanno palla, non dimentichiamoci però dei giocatori che in non possesso palla riescono a creare un ottimo lavoro. Ieri Ranieri e Calamai veramente hanno fatto un'ottima giocata, anche se diciamo nel vivo dell'azione raramente l'abbiamo visti. Ieri i nostri pensieri vanno a Corsi, a Mendicino, a Mungo, però è la costruzione, questo sicuramente Roberto ce lo dirà. Ieri ho visto il Cosenza caparbio, e che mi lascia a questo punto veramente a besperare nei confronti del Matera nella partita che ci è sarà. E per il futuro, comunque diciamo subito che la Lega è praticamente, ha ufficializzato l'orario della partita di domenica prossima, Cosenza-Matera. Il primo round si giocherà al San Vito Marulla con inizio alle 20:30, poi si giocherà la partita di ritorno il mercoledì successivo a Matera, sempre con inizio alle 20:30, l'ha ufficializzato la Lega questa mattina intorno a mezzogiorno. Roberto Chiuzzo, allora partiamo dall'ande fatto, siamo stati in conferenza stampa, poi parleremo anche di Valotti, c'era pure Walter eccetera, poi c'è stata la rifinitura sabato pomeriggio e poi sul finire questa contrattura di Letizia. Beh, allora a quel punto tu che sei il vice di De Angelis, cosa vi siete detti, cosa avete studiato appunto per questa soluzione Mungo? Comunque in settimana ormai, cioè, conoscendo le caratteristiche dei nostri giocatori, ti crei sempre le alternative. Giusto. Quindi lavori sulle alternative comunque, quindi non sei impreparato quando succede una cosa del genere. Quindi una volta è successo questo, in base alla gara scegli il giocatore più adatto per mettere in quella posizione. Il mister ha ritenuto opportuno che Mungo dovesse essere il giocatore adatto in quella posizione, infatti la scelta è stata più che giusta. Comunque ci tengo a sottolineare
che l'aspetto che sta venendo fuori, e noi ne siamo orgogliosi di questo, è l'aspetto mentale di questi ragazzi. Mm. Noi stiamo parlando di Corsi, stiamo parlando di Mungo, eccetera, eccetera, parliamo sempre di Luca Tedeschi, di Caccetta, ovviamente Mendicino, i protagonisti. Sì. Noi abbiamo un gruppo di ragazzi, abbiamo Madrigale, Meroni, credetemi, non lo dico, Capece, Marco Criaco, che comunque adesso sta riprendendo un po' di scena, i ragazzi 99, è un gruppo che si allena, anche oggi sono al campo. Quindi si allenano dalla mattina alla sera, Madrigali e Meroni non mollano un attimo negli così allenamenti. Così come lo stesso ogni Saracco, parte, per esempio. No? Umberto Saracco, mi scuso se dimentico qualcuno, ma vi assicuro che sono tanti. Quindi l'aspetto mentale di questo gruppo adesso è davvero molto positivo. Perché? Perché arrivare in questo momento, dove hai una rosa di 25, 23, 25 giocatori, tutti positivi, tutti presenti, tutti con la testa sull'obiettivo, nonostante le difficoltà dell'anno che ha vissuto questo gruppo, dove ovviamente i giocatori in primis si sono messi, hanno messo lì la faccia quando le cose non andavano, perché erano consapevoli di essere una squadra forte, però i risultati non venivano, quindi erano magari soprattutto loro delusi del loro apporto che stavano dando adesso al Cosenza. E noi l'obiettivo nostro è stato proprio quello di creare soprattutto un fattore mentale positivo. Arrivare, finisce il campionato, inizia i playoff ed avere 25 giocatori positivi è importante. Questo è il lato, davvero l'aspetto fondamentale di questo momento. Grazie Roberto. Io volevo aprire la parentesi rende, perché praticamente sulla falsariga del Cosenza c'è pure la squadra di Brunello Trogini, che ieri ha battuto per 2-1 il Gela, poi vedremo più in là comunque gli highlights. E come la sta vivendo, come diciamo la società, come la sta vivendo Brunello Trogini, come la stanno vivendo i ragazzi questa, diciamo, seconda parte di stagione? Perché poi ricordiamo che il secondo round si giocherà domenica prossima a Lorenzon, al momento è stabilito per le ore 16 contro la Cavese, giusto? Sì. Allora, ma la stiamo vivendo con grande consapevolezza, perché la squadra non è lì per caso, è dall'inizio dell'anno che siamo nelle primissime posizioni, abbiamo affrontato tutte le squadre con enorme sicurezza, con grande consapevolezza, ripeto, dei nostri mezzi, e arriviamo a questi playoff da secondo in classifica. E ieri era una partita, dato che anche in passato mi è capitato da fare i playoff in casa, 2 anni fa arrivamo secondi di nuovo, con i 2 risultati su 3 a disposizione, e non è assolutamente facile. Sì. Preparare una partita in ieri un po' con questo... a mano tirato, visto nella prima parte, o no? Sì, ieri ci siamo un attimino, ma volutamente, abbiamo forse lavorato in maniera diversa rispetto a come abbiamo fatto durante l'anno, perché affrontavamo una squadra che in passato ci ha fatto molto male nelle ripartenze, perché avevano giocatori veramente rapidissimi in avanti, molto bravi in queste situazioni. Quindi abbiamo fatto di tutto per non dargli profondità, e quindi abbiamo aspettato un attimino. Dicevo che è un gruppo che ci crede comunque, il tuo, così come ci crede la società, il presidente Coscarella, che salutiamo, e tutti. È chiaro che ci crediamo certamente, siamo allo sprint finale, insomma, siamo agli ultimi metri, faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, consapevoli chiaramente che a questo punto si andrà a affrontare domenica una squadra, la Cavese, che non me ne voglia la sicula, ma certamente sulla carta, come giocatori, come organico, è certamente la più attrezzata del campionato. Però è una finale, lo sappiamo, ce la giocheremo con enorme Cavese arrende, Matera, Cosenza, questo incrocio tra virgolette pericoloso a livello di sicurezza, potrebbe succedere qualcosa? La società ha chiesto, la vostra società, i tifosi della Cavese con Cosenza, ci sono dei precedenti, poi sentiremo anche i due colleghi, può succedere qualcosa? Dico, si può anticipare questa partita, magari non far venire, magari per quanto riguarda l'osservatorio, i tifosi della Cavese qui a Rende? Ma questo non lo so. Non lo so certamente, e sono strasicuro che
chi di dovere, l'osservatorio, forse la sicurezza in generale, sì, non, sì, non metterà a rischio nessuno nessun cittadino cosentino. Chiaro che c'è un incrocio, l'incrocio da attenzionare, c'è sicuramente. E chi di dovere saprà prendere la giusta decisione. Walter, tu vuoi dire qualcosa su questo discorso sicurezza? È chiaro che c'è un evento a ridosso di un altro evento. È vero. La partita, a poche ore. La partita del Rende comincia alle 4, con anche la possibilità di eventuali supplementari, perché vanno messi in conto. Sì. Al Rende ovviamente auguriamo di non arrivarci e di fare come ha fatto ieri con il Gela. Ma c'è anche questa ipotesi, ciò significa che si potrebbe arrivare quasi a ridosso della partita che si giocherà al Marulla. Se già ieri con la Cavese, io immagino che con la Paganese, immagino che forse la Matera qualcosina in più potrebbe muoversi come tifoseria, anche se non ci sono particolari problemi tra le tifoserie del Cosenza e del Matera. Però ieri abbiamo visto che con 120 erano... 120 pare, quelli sì, biglietti staccati per gli ospiti. Una città in tilt a un certo punto, dalle 7:30 in poi era praticamente impossibile camminare con le auto, e ancora di più è diventato complicato all'uscita dello stadio. Per cui credo che chi di come diceva giustamente Bruno, chi di dovere... sa molto bene quale sia la situazione per quanto riguarda l'ordine pubblico. Massimo, vuoi aggiungere qualcosina? Se no cambiamo argomento. Due secondi, prego. Giusto per elogiare il gioco che esprime Trocidi con la sua squadra. Sì. È un 3-5-2 elastico e piacevole vedere giocare il Rende. Dico sinceramente, quando sono impegnato professionalmente mi diverto a vedere giocare il Rende. È una squadra che sa attendere al momento giusto, sa attaccare nel momento giusto, e ieri poi si è trovato anche un po' in difficoltà Trocini, perché si paventava l'ipotesi dei supplementari, e quindi bisognava veramente calibrare, perché ieri faceva un caldo con un tasso di umidità pazzesco, e quindi con i tre cambi a disposizione dovevi avere anche un giusto equilibrio nel poter effettuare i cambi, perché si stava avviando verso a un'altra mezz'ora di gioco, e questo avrebbe potuto creare problemi. E Rende ha saputo interpretare molto bene la partita e ha saputo affondare, e peraltro con giocatori in organico che a mio parere già sono pronti per il salto di categoria. Non li voglio citare per non far... Ne abbiamo parlato anche. E l'altra speranza è quello di un futuro certamente più roseo a Trocini, perché secondo me è già pronto tecnicamente per poter affrontare un campionato professionistico. Ok, abbiamo ascoltato la voce del nostro amico regista Enzo Leonetti, andiamo in pubblicità, poi ritorneremo a parlare naturalmente del Cosenza. Due battute sul Castrovillari, che purtroppo è retrocesso ieri al termine dei calci di rigore in questo primo spareggio in campo neo tra Potenza contro la Sarnese, e poi naturalmente parleremo anche di quello che saranno di quello che sarà il secondo turno dei playoff. Allora, linea alla regia, restate con noi, grazie. Fermati solo, basta. Eccoci per la seconda parte di replay. E allora, Roberto Chiuzzi, e poi abbiamo saputo che sei stato espulso ieri nel rientro negli spogliatoi, ma cosa è successo in effetti? Vogliamo capire. No, niente, a fine primo tempo in campo mi ha allontanato, ha detto tu non rientri più, mi ha detto l'arbitro, perché comunque stato un po' di maretta, ha voluto calmare un po' la situazione. Sì, sì, un po' di maretta, perché comunque loro... Ma che voleva Grassadonia quando faceva infatti così là è dato fastidio verso la vostra panchina. Sì, faceva così verso Stefano, perché Stefano si è rivolto sulla gomitata, si è rivolto verso il quarto uomo. Lui l'ha visto, ha iniziato a dire stai zitto, è uscito fuori dall'area tecnica. Allora noi ci siamo alzati un po' alla panchina, evitando pure di far continuare il mister nella situazione, per cercare di, insomma, tra virgolette, di calmare un po' la situazione, di dirle anche noi le cose nel modo giusto. Poi in campo loro fine primo tempo ce l'aspettavamo, perché comunque era una partita per loro secca, avevano un solo risultato.
hanno un po' alzato gli animi e ovviamente è toccato a me a non tirarmi indietro, perché poi a quel punto che fai? Da secondo cerchi un attimo di calmare, ma nello stesso tempo di far capire che comunque al San Vito non possono venire a fare le passeggiate. Insomma, tu c'hai da giocatore, e quindi è giusto che hai dei trascorsi. Sì, ma indipendentemente da questo, sicuramente mi porta anche questo, ma anche per far capire un attimo, per allontanare innanzitutto le pressioni all'arbitro, anche perché loro volevano un po', sì, la volevano mettere sulla lista, sì, un po' mettere su quello, ma ci sta, fa parte del mestiere, queste cose succedono anche in Serie A, noi non, a volte non le vediamo determinate cose, è il gioco insomma che porta anche a questo, in queste partite soprattutto dove c'è la tensione, dove ci sono dei risultati importanti. E niente, poi l'arbitro lì giustamente ha preso me perché io ero là in mezzo un po', e quindi ha preso me come esempio per calmare un po' le acque. E quindi forse è stata una scelta giusta, perché poi siamo entrati in campo ancora più avvelenati del primo tempo. Insomma. Ed è andata bene perché il Cosenza ha vinto 2-0. Senso Leonetti è pronto. Andiamo a vedere e a sentire le interviste del dopogara. Abbiamo un bel duetto tra Munco e Mendicino e poi abbiamo il capitano Edoardo Blondet. Se siamo pronti partiamo subito con le interviste. Grazie Leonetti. È stato fortunato che non ha giocato Letizia, dai. Magari se giocavo non giocavo in quel ruolo, giocavo esterno. E, no, sono stato bravo, è stato bravo lui, è stato bravo Angelo, che mi ha messo delle grandi palle per far gol, e bravi tutti che abbiamo passato il turno. Loro hanno forzato un pochino la mano perché chiaramente il tempo passava e quindi loro si sbilanciavano un pochino di più. Sbilanciandosi un pochino di più, loro lasciavano spazio e più campo dietro. Poi non so se erano già passati a tre o forse no. E quindi magari passando a tre chiaramente c'era più spazio, diciamo, tra terzo e quinto loro, però secondo me la lettura giusta è che loro stavano cercando di fare un pochino di più la partita, dovevano rischiare qualcosa e noi siamo stati bravi a ripartire e a fare male. Cosa ti ha fatto la Paganese? Perché già la terza volta che sei. E soprattutto tenendo conto di questo ti vorrei ricordare che hai segnato anche col Matera in campionato. Ci pensavo prima della partita perché è successo anche a Monopoli, mi avevano detto la stessa cosa a Monopoli. E al ritorno ho fatto gol. È successo con la Paganese. Speriamo che sono fortunato anche con Matera. Anzi, prima spero di giocare, poi vediamo. Io sono contento di lavorare per la squadra. Sono contento che abbiamo raggiunto questo risultato. Era un altro obiettivo che ci eravamo prefissati. Il primo, appunto, dopo il raggiungimento del playoff. Adesso cerchiamo di guardare avanti, migliorare quello che c'è da migliorare, insomma acquistare sempre più fiducia. Aver tenuto la porta inviolata è sempre una bella cosa. La cosa più importante era passare il turno e comunque vincere, perché vincere era sempre un'iniezione di fiducia in più, quindi è stato importante anche vincere con un risultato netto come questo. E sì, sono i miei primi playoff, ho fatto solo dei playout, non andati neanche tanto bene, quindi è la prima volta dei playoff. Quest'anno c'è questa opportunità che secondo me è una bella cosa, un bel meccanismo, perché comunque dà la possibilità di farsi vedere, di fare qualcosa di buono anche a quelle che arrivano un po' più indietro. E abbiamo sentito nell'ordine, erano Mungo insieme a Mendicino e poi anche Edoardo Blodet, come dicevo, che ieri era il capitano della squadra. Un grosso muro è stato fatto quando la Paganese all'inizio di partita e poi magari all'inizio della ripresa aveva cercato di andare in gol, ma è stata brava la difesa del Cosenza a ribattere colpo su colpo. Walter, cosa vogliamo aggiungere su quelle dichiarazioni di Mungo, che ha segnato, come diceva, ce l'ha con la Paganese tra virgolette, perché aveva già segnato alla Paganese, si è ripetuto ieri nel post season, e naturalmente dice spero di giocare a Matera, perché con Matera guarda caso aveva fatto pure gol, e quindi spera di giocare per rifare gol al Matera. Guarda, Mungo ha vissuto una stagione un po' particolare, perché aveva... Mi ricordo quella famosa caviglia, già dai tempi di Reggio Calabria, Roberto? Aveva cominciato la stagione molto bene, anche se giocando, perché all'inizio facevamo... Il Cosenza giocava con il 4-3-3, lui faceva uno dei due interni di centrocampo. Poi c'è stato questo infortunio gestito malissimo, perché... un infortunio importante come quello che aveva subito Mungo alla caviglia, poi il ragazzo stava andando bene, è stato mandato in campo a Reggio Calabria nel derby con la Regina e peggiorando ulteriormente le cose,
Per cui voglio dire, Mungo credo che si sia trovato al posto giusto, al momento giusto in questa cosa. Io vi vorrei dire una cosa anche su Mendicino, sì, prego, il quale prego. Ha fatto, diciamo, un primo tempo un po' così, sì. Così, anche perché forse non era scattata quella molla giusta che invece si è vista nel secondo tempo, ma la prestazione, magari c'è stato qualche errore tecnico, però la prestazione è stata molto positiva e già dalla conferenza stampa di giovedì lo aveva detto. Vedevi che c'era la voglia di scendere in campo e lo ha dimostrato poi durante la partita. Aggiungo un'altra cosa a quello che diceva prima Roberto quando parlava di mentalità, perché la squadra è arrivata con la mentalità giusta a questi playoff. Io aggiungo un'altra cosa, non solo la mentalità ma anche la qualità, perché a un certo punto ieri sono entrati in campo Baclè, Caccetta e Criaco, sono rimasti in panchina Tedeschi e Cavallaro. Lascia stare i giovani. Marriali, Meroni, i Capecci, questi sì, sono rimasti. Parliamo di comunque giocatori che hanno fatto, giocato, che, giusto, che hanno fatto, giusto, comunque giusto. Hanno lasciato traccia. E con Letizia è infortunato. Quindi, intanto, questo secondo me, parlandone anche con Aladino l'altro giorno, era lo scoglio più difficile da superare, perché è una partita secca. Ripetiamo quanto detto prima, se l'episodio che si è verificato prima che noi facessimo il gol fosse andato in qualche altro modo, probabilmente la partita cambiava. Però tu arrivi adesso con il Matera, a parte che il Matera, lo disse anche Auteri, che generalmente è uno che difficilmente si lascia andare ai complimenti per l'avversario, ma nella partita di ritorno è stato lui stesso che ha detto che il Matera non meritava di vincere, e anche lì a Matera diciamo che l'assist a quella vittoria glielo ha fatto anche un pochettino il Cosenza, per cui questa doppia sfida con il Matera intanto ci fa partire da una posizione di qualche credito, lo vanta il Cosenza. Lo vanta il Cosenza. Io invece con Massimo Mitidiere vorrei aprire il discorso su Aladino Valotti, perché c'è stata la conferenza stampa sabato prima dell'allenatore e poi la seconda di Valotti, che ha parlato, a mio avviso, insomma, con grande lucidità e grande onestà professionale, dove ha detto che aveva già manifestato al presidente Guaraccio qualche perplessità, che c'era qualche problematica per quanto riguardava il lavoro come lo intende lui, 7 su 7, così non è possibile perché arriva al Cosenza, non so se al martedì o al mercoledì, e quindi era rammaricato di questo fatto. Probabilmente le strade al 30 giugno si divideranno, perché poi Valotti ha detto, posso assicurare che ha avuto un bel po' di bussatine e però non ho preso impegni con nessuna squadra. Si parla invece del Sud Tirol, che insomma già il presidente ha fatto capire, della squadra di Bolzano, che Valotti sarà il prossimo direttore sportivo. A te la parola. È sempre difficile poter giudicare quando tu hai un interlocutore che ha delle difficoltà non di carattere professionale ma anche di carattere familiare. Questo intreccio diventa sempre molto delicato, diventa difficile anche da analizzare, diventa difficile anche per noi addetti ai lavori porre delle domande, perché l'Aladino Valotti che ho avuto modo di vedere sabato era un Aladino Valotti molto turbato, ma non delle notizie che venivano, e me lo ha riconfermato, anche se diciamo noi abbiamo pubblicato anche proprio la pagina del quotidiano Alto Adige, che aveva dedicato una pagina intera a detta loro, già dato per scontato l'assunzione del direttore Valotti. Ho notato, ho visto, ho avvertito, ho sentito le parole di Valotti che esprimevano una grande difficoltà nel dire che diventa difficile per un direttore tecnico o un direttore sportivo di poter gestire solo 4 giorni su 7. Queste sono figure professionali che devono stare, e Roberto sicuramente è d'accordo con me, sono quelle figure che devono stare presenti 24 ore su 24, perché sono da collante tra i giocatori e la società, tra i giocatori e la tifoseria, è veramente quel punto di unione, quel punto cardinale, ecco, da più versanti.
Sono d'accordo con te nel dire che sicuramente le strade si divideranno, perché penso che i problemi che ha Valoti obbligano la sua persona di avvicinarsi a casa, ed è normale che andrà ad attingere verso quelle postazioni di poche ore, diciamo, sì. Due ore e mezza massimo di viaggio, per consentire a lui di poter avere e poter seguire quelle che sono le sue situazioni familiari. Volevo aggiungere una Walter cosa, e poi Roberto chiude sulla questione Valoti, giusto, prego. Per chiudere. Io ieri sera, tra il primo e il secondo tempo, ho avuto modo di parlare con il presidente Guarasci, sì. Il quale ancora è convinto che alla DGSA, però se andiamo in Serie B, ho detto, quello è l'augurio che ci facciamo tutti, andare in Serie B, però arrivare a metà giugno a giocarti la finale, che ci auguriamo di vincere, ma che si può anche perdere, perché la puoi anche perdere, una finale, cioè il 15 giugno tu ti ritrovi senza direttore sportivo. Deve ricominciare da capo. Ma c'è un'altra cosa ancora di più che a me convince del fatto che, perché l'idea che che è maturata nel pensiero di Guarascio è quella di avere una persona alla quale testualmente ha dichiarato di consegnare le chiavi della società. Ciò significa che non dovrà essere soltanto la persona che si deve preoccupare del costruire la squadra, ma di cominciare a disegnare una struttura, quindi di tutta la parte sportiva della società, che cominci a fare un salto di qualità importante. E questo credo che Aladino ne sono convinto, Aladino non lo può garantire a Guarascio. Quindi è anche giusto che in questo momento la proprietà continui a pensare ai play-off, e la professionalità del direttore sportivo si conferma proprio in questo periodo per il lavoro che sta facendo stando vicino alla squadra, ma allo stesso tempo si deve preoccupare di disegnare il futuro del Cosenza. Lo ha detto lui, ha detto anche caro Roberto Chiuzzi, che dice godiamoci questa bella avventura, perché vorrei regalare un sogno alla tifoseria rossoblu, che è quella della Serie B. Questo ha detto poi in chiusura di conferenza stampa sabato pomeriggio. Come vivete nello spogliatoio questa situazione? Si è parlato con voi Valoti, quello che vi ha detto, quello che vi ha lasciato capire eventualmente per il futuro? Allora, vi assicuro che lui quello che ci trasmette è il lavoro giornaliero per questo obiettivo. Sì. Infatti ci ha tenuto, era doveroso, ma ci ha tenuto venire in sala stampa a parlare, perché lui dice il problema adesso non devo essere io, il problema è uno. Affrontare questi playoff nel miglior modo possibile, con l'entusiasmo giusto. Quindi vi assicuro, lui oltre che ci trasmette tanto entusiasmo, stamattina con me e con tutti gli altri collaboratori ci siamo sentiti almeno con me due volte, quindi ieri sera una volta dopo la partita, quindi lui era andato via, quindi quando lui è via comunque ci chiama ogni secondo, perché se a livello organizzativo vuole che nulla deve mancare. E quindi ci dà tante pressioni in questo, ma è giusto, perché lui come deve essere, guida un ambiente, l'ambiente lo deve guidare attraverso noi, attraverso i giocatori. Bene. E quindi vuole che noi dobbiamo essere perfetti in tutto. Quello che vi posso dire, dice no, il problema non sono io, andiamo avanti, non ne vuole parlare giustamente con noi, perché dice dobbiamo lavorare, si lavora, si prepara il lavoro, si prepara la trasferta. Poi si vedrà. Sì, poi quando è lui che è venuto a spiegare le situazioni, è lui che vive alcune situazioni anche personali, quindi chi meglio di lui, è giusto che ne viene a parlare. Però vi assicuro che a noi dobbiamo parlare di altro, quindi c'è da parlare. Brunello, questa situazione del Cosenza come la inquadri tu da ex giocatore rossoblu? Cioè tu la vivi, diciamo, non dico dal di dentro, ma quasi, perché siete... No, la vivo proprio invece proprio dal di fuori, perché... Ah sì? Onestamente, no, non sì. Perché come cambi di allenamento siete a un tiro di schioppo, voglio dire, no? Poi sì, commenta Cosenza, sì, ci però, si ritrova con i vecchi amici, si parla di calcio, eccetera. No, ma Roberto mi capisce benissimo, sa che quando si allena si è totalmente... all'interno di del proprio gruppo, cercare di valutare ogni singola sì, situazione. Sì, come valuti chiaramente certo, del tuo quindi gruppo. Posso certamente dire che la sensazione che ho è che penso si stia ricreando il giusto entusiasmo, mi auguro possa crescere
in questi giorni entusiasmo che serve alla squadra per raggiungere obiettivi importanti. Ho l'impressione che la squadra del Cosenza stia bene, sia forte. Sono convinto che Stefano e Roberto siano le persone giuste, i ragazzi giusti al posto giusto. Faccio un grande in bocca al lupo al Cosenza, a tutti quanti. C'è da star vicino alla squadra e crederci, meno pessimismo. Sì, sentiamo Massimo Ventidie, perché poi vorrei andare, manderò gli highlights dell'RN, ce li commenterai tu da buon telecronista, perché ieri allo stadio insieme a loro, poi insomma sì. Fate un po' di ping pong su quelli che sono stati i gol dell'RN, quel gol mi pare che sia stato un'autorete di Manes, no? Sì, sì. Per l'1-1 del Gela, diciamo. No, io voglio solamente precisare una cosa. Nell'immediatezza della notizia che è stata pubblicata, ti riferisci sempre a Valotti naturalmente? Sì, della pagina che abbiamo pubblicato e che il giorno dopo ha pubblicato anche Walter, sì, sulla sì, provincia. Noi non volevamo creare nessun problema, lungi da noi. Noi siamo, prima di tutto, siamo tifosi ancora prima che giornalisti. Perché è stato creato qualche problema? Sui social si è molto dibattuto su quello che la notizia doveva o non doveva, se i tempi erano quelli come giusti, gestirla, come alla vigilia di una partita importante come quella. Ma mi pare che era già uscito sull'Alto Adige, no? Perfetto. Allora il discorso è chiuso. Noi non abbiamo fatto altro che riportare giornalisticamente una notizia. Citando la fonte. E la sensazione che ho avuto, è una mia sensazione, ci mancherebbe, è che Valotti ha tratto lo spunto di questa notizia, forse per sfogarsi, cioè per dire la sua, perché... Se non avessimo messo in evidenza questa cosa, probabilmente Valotti non sarebbe venuto sabato in conferenza stampa. Giusto. E qui mi rifaccio a Walter, inevitabilmente si vanno a slittare dei tempi, il calcio ormai tu lo sai perfettamente, no? Franco, una volta, tanti anni fa, c'era proprio la pausa, cioè finiva il campionato, tutti al mare, stand by, due mesi, sole, mare e divertimento, ora invece... mi sto rifacendo alle squadre di Serie A, già a Natale sanno quello che faranno a luglio, quindi voglio dire c'è c'è una velocizzazione della cosa e il Cosenza si deve far trovare pronto. È giusto quando il nostro direttore generale Carlo Federico ha detto nella tua trasmissione: noi al momento stiamo guardando su due fronti. Assolutamente d'accordo. Le si faranno trovare impreparati, così ci mancherebbe. Però che ci siano quei tempi giusti per avere di essere nelle condizioni di non farti trovare impreparato né per un proseguio della Lega Pro l'anno prossimo né tantomeno della Serie B. Benissimo, so che Brunello poi c'ha degli impegni praticamente che avevo preso in precedenza, ecco perché io voglio mandare insieme ad Enzo Leonetti quelli che sono gli highlights della partita di ieri, così poi li commenteremo insieme. Se siamo pronti, Enzo, vediamo Rende Gela, per favore, grazie. Ecco qua. Allora, Walter era allo stadio ieri, no? Insieme a, sì, a Massimo, insieme potete, a Massimo potete commentare altri, sì, tanti questa altri amici. Rende in maglia, pantaloncini rossi, in completo azzurro il Gela, mi pare, no? Vai avanti. No, diciamo che partita che è stata? Nella fase iniziale, come diceva anche Bruno, è stata una partita in cui volutamente il Rende, come dire, ha in parte aspettato gli avversari, però c'era da tutte e due le parti il timore di non sbagliare, per cui è venuta fuori una partita dove qua si vedono già dalle immagini in cui il Gela cerca di sbloccarla la battaglia. Tra l'altro una squadra molto ben organizzata. Io ci tenevo a sottolineare una cosa importantissima, che non capita spesso di vedere sui campi di calcio non solo professionistici ma soprattutto nei dilettanti. Ieri a fine partita il Gela in mezzo al campo ha applaudito gli avversari ed ha applaudito i tifosi, spinti da quel gran signore dell'allenatore che Infantino che ha voluto che i calciatori, ecco qua c'è il primo gol del Rende con Actis Goretta, una gioia che purtroppo è durata poco per il Rende, giusto
il tempo di assaporare. Perché dopo un minuto è arrivato, è arrivato questa sfortunata autorete con Manes, mi pare, sì, no? Sì, sì. C'è un tiro lì. Capovolgimento di fronte. Lì pensava di avere probabilmente un avversario di fianco e quindi ha cercato di toccarla per metterla in calcio d'angolo. Manes invece poi in effetti ha spiazzato proprio il portiere. Questo è il gol di Gigliotti. Molto bello. Massimo, cosa vogliamo dire? L'hai detto prima, le immagini parlano chiaro. Ieri, questo diciamo, è il gol della vittoria. Ieri diciamo che abbiamo avuto modo di assistere un po' l'antipasto di quello che poi è successo tra Cosenza e Paganese, né più né meno, nel senso che era inevitabile che il Gela nel primo quarto d'ora avrebbe prestato certamente, cosa che è successo. Però onestamente devo dire che il Rende ha gestito alla grande, raramente ha corso dei pericoli, ci sono state, anzi, in più occasioni il Rende avrebbe potuto raddoppiare, non c'è riuscito quando c'è stato quel doppio tiro ad incrocio, sta palla che passava davanti alla porta avversaria, però devo dire che ha meritato di vincere. Il mister Infantino ha elogiato sia il Rende che l'allenatore Trocini. Molti lo chiamano Trocini, se bisognerà vedere poi dove l'accento. E poi per un attimo per un attimo ho pensato che ci fosse un rapporto di amicizia tra Infantino e Trocini, perché veramente nell'intervista che gli ho fatto dopo partita, invece poi Brunello mi ha detto che l'avrà visto nella partita d'andata. Grande rispetto reciproco, diciamo. Grande partito. No, secondo me ci abbiamo giocato contro. Sì. Lui è forse il difensore centrale di Siracusa. Bravo, era un difensore centrale qualche anno fa. Allora Brunello, avete fatto vostra questa partita, adesso ci sarà da affrontare questa Cavese. Poco fa hai detto che la Cavese ha un buon organico, una buona rosa, tecnicamente valida. Come si affronta queste gare? È partita secca, è certamente partita con secca. Con i tempi eventuali supplementari, diceva Walter. Con eventuali supplementari, è partita secca, per cui ci sarà grande tensione da entrambe le parti, però penso che siano partite che possano essere decise da episodi, come succede molto spesso. Come è stato il campionato della Cavese? La Cavese è stata tutto l'anno seconda, terza tutto l'anno. E, ripeto, ha la rosa a mio avviso più forte del girone, perché ha giocatori di categoria superiore, almeno 2-3 per ogni reparto di categoria superiore. Non vive un momento felicissimo dal punto di vista ambientale, perché la gente non è felicissima della società. È una piazza abbastanza calda, sì, tutti i sensi. E quindi niente, verranno comunque, è una finale, quindi ci aspettiamo una partita tiratissima, ovviamente speriamo di avere la meglio, certamente abbiamo grande voglia di raggiungere l'obiettivo e faremo di tutto per ottenerlo. Grazie a Brunello. Allora andiamo nella seconda pausa pubblicitaria, poi prego la regia Insolinetti di mettersi in contatto col direttore generale della Regina Calcio, con Gabriele Martino. Parleremo dei playoff, parleremo di quello che bolle in pentola appunto a Reggio Calabria, anche dei playout che vedranno la luce domenica prossima, la prima sfida a Catanzaro tra Catanzaro e Vibonese. Restate con noi, a dopo la pubblicità, grazie. Allora, terza ed ultima parte di replay, abbiamo salutato il nostro amico e allenatore del Rende Brunello Trocini per impegni precedentemente assunti e lo ringraziamo, in bocca al lupo per il Rende, dicevo, e per la seconda partita che si giocherà domenica alle 16 al Marco Lorenzon tra il Rende appunto e la Cavese. Allora, introduciamo questo discorso Matera, caro Chiuzzi, in attesa che dalla regia poi riescono a mettersi in contatto con... c'è già il direttore, vediamo un attimo. Pronto? Pronto. Oh, direttore, buonasera, grazie per essere intervenuto. È con noi il direttore generale della Regina, Gabriele Martino. Buonasera. Allora, stavamo parlando di quello che è successo ieri, direttore, in questo primo round dei playoff. Cosa hanno detto per te? Ma nella maggioranza delle partite, almeno riferite al nostro girone,
mi è sembrato insomma che le forze che avevano espresso il campionato hanno superato ebbene il turno. Sì. Poteva apparire una sorpresa il passaggio del turno della Casertana in quel di Siracusa, ma poi forse tanta sorpresa non è stata. E quindi bisogna dare merito a chi ha condotto un campionato all'avanguardia, sì, come appunto il Cosenza. Bisogna fare i complimenti a De Angelis e a tutti i calciatori. Qui abbiamo il vice Robertino Chiuzzi, direttore. Buonasera, complimenti. Hanno saputo condurre in silenzio, con pazienza certosina, sicuramente in un momento non facile, dopo il sollevamento dall'incarico del precedente allenatore, hanno saputo condurre in porto un campionato e una posizione che ha fatto evidentemente mettere la Cosenza un pochino come la possibile sorpresa di tutto. Complimenti ancora ai calciatori, ai tecnici e alla società, che con equilibrio negli ultimi anni ha saputo accrescere sempre un po' di più il livello tecnico del proprio sodalizio. Qui abbiamo con noi Gabriele, due miei colleghi, Walter Leone della Gazzetta dello Sport e Massimo Mitidieri del Giornale di Sicilia. Vediamo se hanno una domanda. Buonasera Gabriele, Walter. Buonasera Walter, buonasera. Intanto credo che i complimenti li meritate anche voi. Io più volte ho avuto modo di dire che nel calcio ci si dimentica spesso da dove si parte, da dove si comincia. A Reggio Calabria c'è stato un periodo in cui si mugugnava, le critiche, le cose. Voi siete stati eccezionali perché avete, come dire, proseguito su un progetto che avevate cominciato. Non so in quanti altri avrebbero mantenuto l'allenatore, perché c'è stata la consapevolezza che quello doveva essere il percorso da fare. Arrivare alla salvezza e arrivarci con sacrificio e soprattutto con impegno quotidiano durante il lavoro che si fa per preparare delle partite. Diciamo che l'impegno di tutti, tifoseria, società, calciatori, tecnici, hanno premiato giustamente una società e una città che voleva mantenere ad ogni costo la categoria. Secondo me l'abbiamo fatto bene, sia perché a tratti la squadra giocava veramente bene, sia perché era tra le 60 società di Lega Pro, era la sesta quanto a gioventù. Poi credo che abbiamo messo anche in mostra dei giovani abbastanza interessanti, abbiamo fatto un po' di patrimonio tecnico ed anche, si spera, economico, e di queste le società di Lega Pro ne hanno veramente necessità. Diciamo che l'obiettivo è stato centrato in pieno, ecco. Massimo Mitidieri, poi lasciamo andare. Buonasera. Direttore, buonasera. Buonasera a lei. Allora, due domande, una in ottica playoff, perché so da anni che lei è un profondo conoscitore del calcio professionistico italiano, non solo calabrese. Intanto, se l'ha sorpresa il fatto che ieri, mentre nel girone A, nel girone B si è segnato tantissimo, nel girone C, a fronte di quattro partite, sono state realizzate solo quattro reti, addirittura ben due a Cosenza e due a Siracusa. Quindi se i risultati di ieri sono lo specchio di quelli che sono i tre gironi della Lega Pro. E la seconda domanda è nel fargli i complimenti per una salvezza raggiunta in anticipo. Io ho trovato molte similitudini tra Regina e Crotone, e la Regina ci è riuscita, il Crotone veramente è lì per ottenere, tra virgolette, una salvezza miracolosa, che mi permetto di dire ha ottenuto miracolosamente la Regina quest'anno. Quanto alla prima domanda, facevo la considerazione
che sicuramente, almeno a mio avviso, il nostro girone è nella sua generalità il girone più difficile, più complesso ed anche a mio avviso tecnicamente più forte. E proprio in questi giorni ho assistito ai playoff del girone A. Ho visto prima Arezzo-Lucchese e poi Livorno-Renate. Al di là insomma che in tutte e due le partite anche lì ho visto dei gol, però se ne rapporto al nostro girone, credo che nel nostro girone ci sia la qualità generale delle squadre sia superiore. Ecco, già domenica prossima c'è un Cosenza Matera che la dice lunga non solo sul piano delle difficoltà per le due squadre, ma proprio sulla forza delle due squadre. L'una, il Matera, che ha fatto due tipi di campionato, un inizio quasi travolgente, un finale di stagione un pochino in sordina, ma che è arrivata fino in fondo anche nella Coppa Italia. Il Cosenza, che è stata tra le squadre con maggiore continuità, con più equilibrio. Quindi non mi sorprende tanto la differenza dei gironi. Quanto poi alla seconda domanda, raccolgo e ringrazio per i complimenti e mi auguro fortissimamente che comunque anche il Crotone giunga al traguardo. Sarebbe non solo premiante per la società e per tutto lo staff, per la città di Crotone, ma sarebbe oltremodo premiante per tutta la Calabria. Gabriele, un'ultima cosa voglio chiederti: iniziano i play-out domenica prossima, questo scontro morso tua vita mea tra Catanzaro e Vibonese, almeno l'andata. È difficile. Interpretazione. Era difficile pronosticarlo perché diciamo all'inizio stagione almeno una delle due non sembrava destinata ad un campionato da play-out, mentre il finale di stagione della Vibonese è stato importante. È ora, stando al campo, purtroppo una delle due dovrà lasciare la Lega Professionista. Poi ormai negli ultimi anni le estati di Lega Pro ci hanno insegnato tante cose, è vero, ci si è vero. Possa ritrovare tutte e tre in Lega Pro l'anno prossimo, augurando a Cosenza invece un gran bel salto. Probabilmente così sarà. Grazie direttore Martini, in bocca al lupo per la regina, grazie per essere intervenuto, grazie per la disponibilità. Grazie, torniamo in studio. Allora, dopo aver ringraziato il direttore generale della regina Gabriele Martino, Walter, introduciamo questo discorso Matera. Lo ha già fatto il direttore generale della regina, ha parlato di questa squadra che ha avuto un po' di alti e bassi, due campionati, è arrivato poi nella finale contro il Venezia di Coppa Italia che ha perso, entra nella seconda fase. Non avrà Uteri Iannini, sia all'andata che al ritorno, che il cuore del centrocampo, però insomma c'è gente di qualità, da De Rosa, oggi ne parlavamo anche con il collega Gianluca Pasqua della redazione sportiva, lui diceva speriamo che non ci sia Infantino, apre e chiuso, che ultimamente ha avuto dei problemi, però c'è Carrette, ci sono giocatori De Lorenzo, Armellino, insomma giocatori di qualità. È una squadra che ha finito negro, il campionato. Negro con noi che è una bestia nera. Parliamo di una squadra che intanto ha finito il campionato al terzo posto. Parliamo di una squadra che a un certo punto del campionato a me sembrava potesse essere quella che più del Lecce potesse vincere il campionato. Per cui, sì, è vero, pure io ce l'ho puntato. È successo qualcosa, perché vabbè, si è rotto il giocato, vorrei, perché poi Iodice è andato via, il direttore sportivo ha avuto qualcosa problemi. Qualcosa è successo, chiaro, lì, sì. Non perdi in società cinque, è successo qualcosa. Non perdi, mi pare, 5 partite consecutive, non le perdi solo perché c'è l'episodio o solo perché c'è la giornata no di questo o quel calciatore. Il Matera rimane indubbiamente una squadra di
grande valore, un allenatore esperto, un allenatore che conosce la categoria, che sicuramente sa gestire molto bene questi momenti di un campionato. Dall'altra parte però mi riallaccio a quello che diceva anche il direttore Martino, è cosa che stanno ripetendo in molti, lo disse anche Stroppa dopo la partita giocata con il Foggia. Alla vigilia ha detto una cosa e poi si è dovuto ricredere. Dice, il Cosenza è una di quelle squadre, ma è chiaro che le parole dette alla vigilia molte volte gli allenatori le dicono anche per caricare la propria squadra. Perché disse lui era mi aspettavo il Cosenza un gradino più in alto. Ma perché evidentemente i valori comunque sono di una squadra che ci poteva stare, no? Poi alla fine è stato un punto o due che hanno fatto la differenza, però per quelli che erano i valori iniziali sapevamo tutti che l'obiettivo era quel famoso quinto posto minimo, però sei arrivato settimo, ma come punti sei lì. Per cui voglio dire, per i valori e per il giusto mix che può creare questa città, perché bisogna sottolinearlo, il valore aggiunto del Cosenza può diventare il pubblico, perché è un pubblico che fa la differenza, è un pubblico che molte volte si lascia condizionare dai risultati, ci sono momenti che ti esalta e che Mendicino è il nuovo Cristiano Ronaldo e ci sono momenti che Mendicino diventa il peggiore calciatore che ci sia sulla faccia della terra. Però questo è il momento in cui... Ti ricordi Zampagna, le critiche a Ciccio Marino? Noi parliamo di oggi, ma se andando... È sempre stato così. Abbiamo criticato Zaccheroni. Andando indietro nel tempo, io ricordo il povero, io cominciavo a fare questo... cominciavo a fare il giornalista come mestiere, hanno massacrato il povero Gianni De Biasi. Poi nel corso degli anni De Biasi è diventato uno dei migliori allenatori che ci sia in Europa, per cui voglio dire, siccome partiamo da questo presupposto che Cosenza ha bisogno del pubblico, insomma alla fine però siamo ha anche alla la capacità di fare la differenza, lui credo che ne sappia. E infatti gli do subito qualcosa. La parola, poi volevo sentire Massimo che ci introduce anche nel discorso dei playoff, di come vengono poi gestiti, perché Massimo è sempre sul pezzo. Allora Roberto, hai sentito quello che ha detto collega Walter Leone, il pubblico è il 12° uomo in più, che non è una frase fatta ma una frase importante perché il Cosenza ha bisogno, ieri intorno ai 3.500 spettatori. Gianluca Pasqua mi diceva che probabilmente col Matera, insomma, lui spera di arrivare almeno al doppio, 6-7 mila, perché sicuramente con il Matera ce ne aspettiamo molti di più. Esattamente, almeno il doppio. Poi lo chiedete a me che sapete cosa penso. Io mi ricordo quando prendevi il pallone, lo baciavi e lo quello è un qualcosa per creare sul calcio d'angolo, e poi guarda caso di testa qualcuno riusciva a far gol. Ecco, lì era un modo per creare quella empatia tra squadra e tifosi, quello che secondo me dobbiamo essere bravi noi, ma già ieri la gente ha capito questo gruppo. Come sta, bisogna creare di nuovo entusiasmo ma infatti è quello, come sta affrontando le gare, con entusiasmo, con voglia di voler raggiungere l'obiettivo, perché con la voglia di voler Cosenza, riportare la gente allo stadio, come dice anche il direttore generale Martino, che è uno di quelli che di calcio se ne intende, tanti anni passati nella Regina, in Serie A, tanti anni passati nella Lazio, a Catanzaro, in Vieceri. Voglio dire, ha detto una cosa importante sul Cosenza, ha detto che è una squadra di quelle che potrà dar fastidio, perché ha visto giocare Arezzo, Renate, Lucchese, eccetera. Non mi sembra questa grossa qualità rispetto al girone C. Siamo orgogliosi di questo, perché siamo orgogliosi dei nostri calciatori. Ho visto Walter, una squadra con la gamba, dicevate prima in panchina, giustamente Walter diceva qualità. Ma noi siamo consapevoli di questo. Quello che vi dicevo prima, avere 25 giocatori positivi, perché puoi avere una rosa ampia, però puoi averne 10 positivi, 10 che magari non ci sono con la testa. Noi ne abbiamo, ve lo assicuro, 25 positivi, 25 con la testa sull'obiettivo, con entusiasmo. Noi allora ci stiamo allenando, bravi, non un'ora e mezza al giorno, 2 ore al giorno, per il piacere di allenarci. Siete stati bravi, perché la volta scorsa qui c'è stato ospite da noi Stefano De Angelis, che salutiamo, l'allenatore, e quando ha parlato ha fatto praticamente un bilancio consuntivo di quello che è stato poi il percorso del Cosenza con alti e bassi, ha detto che spesso e volentieri il Cosenza ha mancato in mentalità.
Adesso tu mi parli di un discorso positivo di mentalità, certo. Siete state bravi, voi siete stati bravi nell'ultimo periodo, come dici tu, a mettere tutti sullo stesso piano, allora, a recuperare quegli elementi che erano un po' indietro. Ti posso dire questo percorso mio. Il Criaco stesso di cui hai fatto ma l'obiettivo è quello, l'obiettivo è avere il giocatore, avere la testa dei giocatori a tua disposizione, è quello, sia da calciatore, lo capisco adesso che inizio ad allenare. Gestire determinati momenti, quella è stata la cosa difficile. Non, ovviamente un allenatore, un tecnico, uno staff deve gestire il lato tecnico, tattico, e quello lo facciamo giorno e notte, e non dimenticando assolutamente il lato mentale. E l'obiettivo, la cosa forse più difficile che ci ha portato molto lavoro è stata questa. Però avevamo una consapevolezza comunque di avere un gruppo di ragazzi sani, che ovviamente ognuno ha le sue debolezze, perché sono giocatori che vogliono essere giocatori importanti, però fare il giocatore importante, uno diventa anche un giocatore importante. Questo per i nostri ragazzi sono esperienze positive, e la cosa bella è che hanno l'opportunità per metterla in campo, metterla dentro. Vero. Siamo contenti che avete questo pensiero nei confronti dei nostri giocatori, che tutti li stimano, noi siamo i primi a stimarli, e vogliamo davvero ricreare questo mix, ma si sta creando. Sì, si sta creando, tra la gente e la squadra. Massimo, mi ti dire, allora introduci il Matera e poi quello che devi dire naturalmente sui playoff, perché in finale. Non aggiungo nient'altro nel finale di trasmissione. Che ha detto Walter. Parliamo dei playoff della seconda fase, perché intanto c'è da dire che la Lega Pro ha avuto il buon senso in corso d'opera di modificare date, modificare svolgimenti. Intanto ieri non è successo una cosa che aveva imposto tra virgolette la Lega, cioè il fair play del fine partita. Il terzo tempo non c'è stato, non lo so in quanti altri stadi c'è stato, ma il terzo tempo mi sembra che al momento in questa fase, in questo tipo di torneo playoff, mi sembra un po' una forzatura. Parliamo della seconda fase, perché ci sono state delle modifiche, e le modifiche riguardano il punto numero uno, vabbè, alcune sono delle... Quindi andata e ritorno, non è andata domenica? Allora, l'andata si giocherà perché si è deciso Cosenza, nessuno l'ha deciso, perché il Cosenza nei confronti del Matera in classifica si è posizionata al di sotto del Matera, quindi giocherà la prima a Cosenza, la seconda a Matera. Non ci saranno i tempi supplementari, quindi al termine della partita di ritorno non ci sarà supplementari, ma si farà semplicemente la somma di chi avrà ottenuto il punteggio maggiore. Nel caso di parità, da una parte è vero che passerà il Matera, dall'altra è da dire che anche un gol potrà fare la differenza. Il gol che farà fuori casa non vale doppio, si farà la somma dei gol tra andata e ritorno, quindi teoricamente se noi a Cosenza dovessimo vincere 2-0, perdiamo a Matera 1-0, passa il Cosenza. Giusto. Quindi il pareggio sì, nel computo finale, però il gol realizzato e subito farà veramente la differenza, secondo me. Anche perché se poi dovesse finire in parità qui, in parità lì, passerebbe poi il Matera per la a migliore classifica. A prescindere passerebbe il Matera, in caso di pareggio di fine stagione. Walter, volevi aggiungere qualcosa? No, poi arriva la parte più bella. Sì, vai, perché abbiamo gli ultimi 5 minuti. Che non mi voglio assolutissimamente perdere, caro Roberto, vedi tu come se devi fare, il sorteggio libero. Perché quello è anche un momento, un'emozione, certo, un'emozione, no? Capire chi potrebbe essere la squadra poi da affrontare. Anche perché c'è la Casertana che è in croce. Enzo, mi mandi per cortesia, così leggiamo il prossimo turno playoff. C'è una partita molto interessante. Vogliamo come Alessandria Casertana, caro Roberto. Alessandria Casertana, scusami, non giusto per i tuoi ascoltatori, l'elenco non è... nel senso veritiero, cioè nella parte sinistra non sono le squadre che giocheranno in casa. Un modo nell'altro dovevi comunque pur mettere Lecce, certo, San Benedettese, Matera, Cosenza, il Francavilla giocherà a Livorno, poi abbiamo Pordenone, Reggiana Erminia, Juve Stabia che è passata e giocherà contro la Reggiana, e infine Lucchese, Albinolese che ha vinto 3-1 fuori casa. Insomma, e poi si aggiungeranno anche, diciamo così, queste squadre diciamo che sono arrivate seconde, sì, come il Lecce, l'Alessandria stessa, quindi c'è un salto di qualità, certo, in questo secondo turno. No, guardando là adesso pensavo un po', vorrei una finale Livorno-Cosenza. Ah, perché?
secondo voi perché? Perché c'è Peppe Maritato. C'è Giuseppe Maritato, sì. Una finale dove no, c'è no, tutto lui. Di Cosenza. Vabbè, però dove dai, poi... Cosenza-Livorno ci sono anche buone rapporti. Attenzione a Lecce San Benedettese, io non darei per scontato. La San Benedettese ha vinto fuori casa a Gubbio, mi pare, no? Sì, sì, 3-2. Sì. Non dare... E vinceva 3-0, quindi voglio dire... Ma la San Benedettese è una di quelle squadre sbarazzine, poi ci sono... L'ambiente, no? È molto simile a quello nostro, è sì, molto sì. simile al calore del sud, sì, sì. quello di San Benedetto del Tronto. No, sì, lì sì, è un catino, sì. se riesci stadio. A fare nella gara d'andata... Stadio inglese, tutto... È vero. Cioè, poi diventa complicato perché lo Lecce... stadio delle Palme è un bello stadio, molto perché bello. Perché poi Lecce diventa... Roberto, volevo chiederti questo Matera che in effetti sono già 10 giorni che sono fermi. Sono fermi, sì, non so. Insomma, voglio dire, riprendere essere... poi la marcia... Ci ha ascoltato, Franco, ci ha ascoltato. Gli allenamenti... No, a volte uno dice che può essere positivo o negativo per loro, io spero che sia negativo questo per loro, vabbè. Sicuramente. Poi lo vedremo poi sera. Si vede, sì. Il fatto certo, che mancherà Giannini? Per loro è una importante. Pesante. Per loro è un'assenza importante, però hanno una costruzione del questa gioco volta importante, cercate di, anche insomma, se hanno qualcosa di tenere a bada Negro perché non ce certo, la facciamo più mia, ma Negro. Come tocca sì, tocca la palla con Cosenza la devo di tacco un grosso, di ginocchio. Un grosso giocatore molto intelligente, magari se intelligente, passa, ho capito però abbia... se passa dalle parti di Pinna gli fa la stessa cosa che stavo pensando la stessa cosa con il bollino il primo il secondo qualcosina in chiusura aspetta. Siamo guarda io penso che e poi un invito al pubblico da parte di Roberto Chiuzzi io penso che ora che abbiamo superato la prima fase perché la prima fase è stata guardata sempre un po' con diffidenza tantissime squadre forse ancora non si era toccato il polso della situazione, sì. Ora già aver visto che si è ridotto drasticamente del 50% sembra che cominciamo ad entrare nel vivo. A mio parere il tifoso non ha più nessun tipo di pretesto perché io sono certo che il Cosenza arriverà contro il Matera in ottima condizione psicofisica e il tifoso veramente non può non venire a vedere la partita contro il Matera. Io sono certo che il tifoso risponderà, sarà vicino alla squadra. Complimenti al gruppo, sia ai tifosi della curva che al gruppo anni 80 perché ieri sono stati veramente encomiabili, 90 minuti su 90. Peccato che non abbiamo come carica non abbiamo gente come Roberto che oltre che baciare il pallone si rivolgeva verso la tribuna e sollecitava. Abbiamo Cavallaro quando c'è Cavallaro in campo. Roberto, 30 secondi perché ci tagliano dalla regia che è un invito al pubblico, salutiamo la dirigenza. Vabbè, vorremmo rivedere il presidente Guarascio saltare e danzare come ha ballato ieri a fine partita insieme al dottore Federico che salutiamo speriamo che ci sia il bis. Sono convinto che la gente da questa partita sarà allo stadio perché i nostri ragazzi vogliono questo, vogliono quando ci alleniamo lì dentro mi chiedono ma quando era pieno, com'era? Ve ne accorgerete. Benissimo, allora siamo giunti ai saluti finali, grazie al Walter Leone della Gazzetta dello Sport per essere stato con noi. Grazie a te Franco e magari alla società se riuscissero a fare qualcosa per vedere pure la tribuna B bella piena di gente. Un invito alla società sperando che possa nascere qualcosa in questa settimana. Grazie Roberto Chiuzzi, vice di Stefano De Angelis, ringraziamo anche il suo omologo, l'allenatore del Rende che è stato con noi nella prima parte, Brunello Trocino, in bocca al lupo a lui e al Rende per questa sfida di domenica contro la Cavese, grazie al collega Massimo Mitivieri del giornale di Sicilia e di solocosenza.com. È tutto da parte di Franco Segreto, non ci sarà gol su gol perché il campionato è terminato. E quindi noi andremo in replica questa sera alle 21. Grazie e noi ci rivedremo lunedì prossimo 22 alle 15 e poi sempre in replica alle 21. Arrivederci, è tutto.